Ciao ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio del video che stiamo incollando perché abbiamo scoperto che era troppo lungo, quindi abbiamo tagliato il video in due e questa è la seconda parte della presentazione del della Gamescom, giusto? Gamescom. Della Gamescom. Quindi mi raccomando, seguite i titoli che mancano, che sono i più importanti. Poi abbiamo Monster Hunter molto più interessante Worlds. Quello che esce dopo. Questa è la saga che non sono mai riuscito a farmi piacere. Neanche a me. Ed è un grandissimo peccato perché invece lo vedo e dico ma quanto è bello, ma perché non mi piace? È che sono stupido che non mi piace Monster Hunter. È un peccato, è che è veramente figo. E Wilds sembra ancora più figo degli altri, perché finalmente hanno messo una mappa unica, non è più a livelli come era prima, quindi hanno fatto interagire i mostri con l'ambiente tutti insieme. Ah, è veramente interessante, tipo bioma tutto ciclico. Esatto, sì, sembra interessante. Vabbè, sì, diciamo che vabbè, graficamente non urla al miracolo, ma sembra interessante. Allora, sta scena sembra fatta carina. Oddio, sembra. I movimenti facciali sono un po' legnosi, però devo dire. Però non sembra malaccio. Che cosa abbiamo dopo? Fatal figa. Fury, City of the Wolves. Che cacchio è sta roba qui? No, la minima idea di che schippiamo? Sia sta roba. È un. Ok, un picchiaduro 2D. Grande idea, bravissimo. Possiamo grandissimo, no? Questo Mecha Break. Che l'ho sentito, è stato spammato un po' in giro. Sì, Mecha Break sembra figo. Credo sia giapponese, praticamente è una storia dove tu stai sul mecha, te la fai tutto sul mecha, stroppi gente, tipo McWall. No, ma è multiplayer. Allora ho visto quindi un... è... multiplayer, aspetta, fammi vedere. Ok, allora io ho visto sì, uno è tipo da Rene affronta. Ho visto uno simile che c'era una storia dietro, però proprio stesso stile, tu dici... di un annetto fa o due, forse. Ah, sì. Ma penso l'ho giocato, l'ho finito e non mi sta venendo il nome. Perfetto. Però mi sa che lo stesso. Ho capito. No, tu dici. Mi sa che l'ha scritto lo stesso, mo perché sto avendo il dubbio. No. Quella è di FromSoft, ecco, i tuoi amici Soulslike. FromSoft la fa. Come caspita si chiama? Walking, che fanno Walking Simulator pure loro, capito? Ok. Poi abbiamo caspita si chiama. Vabbè. Monument Valley 3, skippiamo. Sid Meier Civilization 7. Questo sicuramente molto atteso da parecchi. La conosciamo benissimo la saga. Spacca da. Mi sa da che anno ha iniziato? 2005? 2006, 2003? Non mi ricordo. No, forse prima. Che dico? Forse pure prima. Vabbè, ormai un franchising è consolidato, sicuramente offrirà delle cose interessanti, vediamo, questo sembra una delle cose... È del 91 Civilization. Ecco, ancora più... Madonna, quanti anni sono passati. Bellissima la costruzione, sembra interessante, ok, classica cosa, divisione esagonali, dove le truppe sono giganti sulla mappa, non mi ha mai fatto impazzire questa cosa che le truppe sono giganti mentre camminano, è vero che poi è facile da vederle sulla mappa, però... Non lo so, mi ha sempre sfastidiato la differenza di proporzioni sulla mappa di Civilization, perché tu vedi, diciamo, delle cose piccole, poi delle cose enormi che non hanno senso logico. Vabbè, tu dici era un modo di semplificare, ci sta, a me è sempre dato fastidio sta cosa, però sì, classica roba, costruisci città, ti evolvi, costruisci la nucleare, distruggi tutti quanti, tutti ti chiamano animale perché nessuno vuole commerciare con te. Ah, sì. Esatto. Starfield Shattered Space, questa è tutta tua, lascia a te il microfono, vai, incazzati. Perché mi incazzo? Perché faccio la premessa che in realtà io sono più fan di Starfield, a me piace da morire e ribadisco che è uno dei migliori giochi di Bethesda, ma Todd Howard è un coglione. Perché Todd Howard è un coglione? Perché io voglio capire il senso di fare di questo trailer. Allora, questo trailer che cosa ci racconta? Che loro stanno implementando i veicoli. Hanno già implementato un veicolo. Perché implementi il veicolo? Perché la community ti ha dato in testa, perché hai dato un senso di esplorazione nei pianeti totalmente nullo, che non esiste, e quindi ti hanno detto metti un veicolo così è più facile spostarsi da un punto all'altro mentre non fai assolutamente niente. E lui ha fatto il trailer
come per far vedere a che ha avuto la grande idea, la genialata. Ti vedi il thriller? Mettilo di sottofondo. Sì, 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 no, sta andando. Vedete, ha già fatto la regia. Okay. Vedete, sto mettendo i veicoli. Guardate, grande aggiornamento su Starfield. No, non è grande aggiornamento su Starfield, è una mancanza che stai mettendo dopo che te l'ha detto la community, no? Che fai il figo e ti fai il trailer. Invece lo doveva mettere zitto. Ma è solo uno. Sì, è solo uno pure. Cioè, ha fatto il trailer per un veicolo. Un veicolo di merda. Sì, sì, ma è un grandissimo paraculo, Todd Howard. Sì, boh, mia, tu santissima. Dici quello che vuoi, per me è una fogna. Vabbè. Andate a cagare voi a Starfield. Cioè, questo è... No. Bisogna distanziare il testo adesso... di cazzo di Recton dal gioco. Sai che cosa? È passato dal walking simulator al driving simulator, vedi? Vedi perché ti devi muovere camminare. Almeno però ti muovi più velocemente. Invece prima a piedi ta 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 ta. Avamposto. Ta 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 avamposto. Ta 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 nave, caricamento. Caricamento. Nave, caricamento. Caricamento. Nave, caricamento. Nave, caricamento, pianeta. Ta, 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 uno dei migliori di Bethesda dove? Fallout è migliore, no? Starfield, cagare Starfield. Prima o poi lo giocherai e poi ne riparleremo tra qualche anno. Dovete sapere che mi infila nella libreria questa infame roba senza che ne so niente. E poi dici, vedi, te l'hanno dato omaggio, ora lo devi provare. Aspetta che scende i prezzi e ti trovi pure Starfield. No, mio padre, non me lo voglio fare pure quello. Sono ricattato, ragazzi. Il prossimo che abbiamo è Marvel Rivals. L'ennesimo Marvel. Santissima. Non me ne frega niente. C'è una tigre incazzata. C'è un'astronave che viene fatta da uno con i tentacoli. Sembra un'altra cosa, però. Vabbè, Captain America che tira un cazzotto a... Chi è? Quello là? Ah, quello col braccio di metallo che mi scordo sempre. Grazie a Dio, no. È uno shooter, ma che è? Tipo... Come si chiamava? Quello... Fortnite? Si sta... È un Fortnite. È un'arena? Sì. Beh sì, forse sì. Mamma mia. Vabbè, senti, passiamo al prossimo. Dice Secret Level. Allora, la copertina è Amazon, carina. Amazon. Si è stancato di portare i pacchi. Si è messo a fare i videogiochi. E vista la qualità dei videogiochi che sta portando, è meglio. Non parliamo di pacchi, va, per favore. Perché c'ho già la nausea al pensiero. Sì, sì. Allora, già che è fatto da Amazon, secondo me bisognerebbe skippare. Anche perché poi c'è scritto dai creatori di Love, Death and Robots, secondo me. Ma che è un film, no? Celeberrimi. Grandissimi. Capolavoro assoluto. Sì, e quando parliamo di film? Non so manco che cosa è. È bellissimo. No, è una serie molto particolare. Dove ci sono dei corti, praticamente. Sono delle episodi. Ah, ma della corti. Serie? Ah. Sì, no, non c'entra niente di gioco. Infatti, ho letto. Se no, ho letto male, troppo velocemente. Dici, dai creatori di... vediamo, mo te lo dico. Non lo sono perso. Dal visionario dietro Love, Death and Robots. Che ok. Sì, penso si stia riferendo alla serie. Quella che... Si chiamava così, penso. Che carina, la devi dare un'occhiata perché sono tanti scenari diversi, molto, molto potenti, molto particolari, che non sono collegati fra loro, tipicamente, se mi ricordo bene. È una bella serie che dovresti dare un'occhiata. Comunque, skippate sto gioco, non serve a niente, lasciamo stare. Poi abbiamo Towerborn. Che roba è? Un 2D? Un 3D? Un isometrico? È un action bidimensionale, a scorrimento. Sembra carino, vedremo. Anche questo ovviamente in Early Access non sia mai che fanno un gioco completo, vabbè, vedremo. Esce il 10 settembre. Sì, ma è un 3D fake, cioè un 2D, cioè 3D 2D, 2Dificato. 3D, sì, 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 è un 3D 2D. Non ho mica capito che è un action, hai detto? È un action a scorrimento. Ok, vabbè. Grafica come si faceva una volta, cioè che si faceva una... non ce ne sono bene, più. Perché? Se quindi fatto bene, qualcuno lo sta riportando, vedremo, può essere interessante. Poi abbiamo Age of Mythology Retold. Che cos'è? Qua è sempre Xbox, vediamo. Sempre Xbox dai creatori di Age of Empires, nuovo RTS.
cui mi frega il niente. Se vuoi un'altra roba nuova per fare combattimenti, ci sta, vabbè. Delta Force Oak Ops, che questo mi sa che lo sapevi tu, ma mi sa che era una roba brutta. Ma cos'è? Ma che è un altro un FPS. Madonna santissima, ma a chi è che viene voluto questa roba? A quanto pare. Ma quando è che mi fate un altro Hitman con un pozzo di livelli? Quello era divertente. Hitman mi piace assai, io ogni tanto me lo gioco. Tutti lo fanno. Tutta la saga, ce l'ho tutta deluxe, c'ho tutto di quello. È molto Ma i director, gli UA Interactive, chissà che cazzi fine hanno fatto. È da parecchio che non lavorano più. Hanno fatto un sacco di soldi. Non so se stanno... E adesso qualcosa che a te piace particolarmente tanto. Grandissimo Kingdom Come 2. Allora, era già stata annunciata in realtà. Uscirà l'11 febbraio 2020. Doveva uscire quest'anno, è stato rinviato. Si sapeva, c'era ovvio. Non so come facevano a far uscire quest'anno. Uscirà l'11 febbraio 2025. Stanno di botte, no? Oddio, la grafica, non me l'aspettavo. Ma che è? Questo qua è un... È il Crytek. È il Crytek. Sì, no, ma la mia domanda è un in-game o un cinematico? No, in-game. Il Crytek è famoso proprio per essere fotorealistico, insomma, come engine. Sì, ma avevo paura. Avevo paura nelle loro mani, perché ho visto così. Il primo era molto primordiale, effettivamente. Esatto. Un sacco di problemi, insomma. Però io ci credo sempre perché il director, lo spiego a chi non lo sa, il director di Kingdom Come è Daniel Vavra. Chi è Daniel Vavra? È praticamente il ex director di Mafia 1, che a chi non l'ha giocato è narrativamente un gioco incredibile, totalmente poi rovinato dal remake uscito nel 2019, che è una pattumiera. Vavra ha lasciato quel team e si è costruito, è andato a fondare Warhorse e hanno fatto Kingdom Come. Mi costruirò il primo, molto primordiale, il mio videogioco con Black Jack e Squillo di Lusso. Esatto. E Vavra ha detto che, infatti lo dice nelle interviste che gli fanno, il primo è stato molto primordiale, è stato letteralmente un esperimento. Questo secondo capitolo è il gioco che ho sempre voluto fare. Infatti ha messo il 2 a numero semplicemente per livello commerciale, a livello commerciale, ma lui l'avrebbe chiamato Kingdom Come. Infatti a livello narrativo, anche se parti dalla fine del primo, tutta la prima parte di gioco, penso le prime 20 ore, ti fanno ripercorrere tutta la storia del primo, proprio perché vuole che sia un gioco unico che non dipenda nuovo dal primo. Questo è il vero Kingdom Come, giocatevi questo. Oggi è uscita la notizia addirittura che ha superato a livello di sceneggiatura le linee di dialogo di Baldur's Gate 3. Quindi ci saranno forse una decina d'ore di cutscene di dialoghi. Ci stanno puntando tantissimo. Secondo me, se non hai problemi tecnici che aveva il primo, può veramente essere una sorpresa dell'anno prossimo. Allora, graficamente mi sembra interessante, mi sembra anche le movenze, che non lo so, tu non lo stai vedendo perché mi sono scordato di condividere la... No, ma lo so a memoria, non lo so. Le movenze, porca miseria, se non sono il gameplay è migliorato. Se non sono no, non scritta. Sono. Quello... No, l'ho visto. Ok, sì, però sai che cos'è? Magari ti tirano fuori il trailer come faceva No Man's Sky, te lo fa tutto scriptato con le navi che ti seguono. No, figa, per carità, il combat in realtà rimane simile al primo. Semplicemente le animazioni adesso sono più pulite, quello dico quindi io. Si vede... Quello sì, dico, sì, non sì, è tanto. Sì. Il combat magari poteva essere complesso, ma vedo proprio l'animazione, l'affondo, cioè fatto bene, calcolato. Sì. Vedi che sta ferma la lama, capisci? Cioè, se è fatto bene, non è scriptato, da provare. Questo è da provare. Quindi sarà tipo il Kingdom Come Deliverance 2, cioè l'1, ma vero, la versione esatto. Reale. Esatto, la versione reale, non la versione non beta. Esattamente. 21 agosto 2024, bugia, 2025 probabilmente. Quindi... Esatto, esce a febbraio. Ah, 11 febbraio 2025, perfetto. Zenless Zone Zero. È un aggiornamento di un gioco online, sempre di IOverse, che sono quelli di...
Allora, mi interessa, saltiamo. Ah, Honkai non Star mi viene Rail più. incontra Fate Stay Night. Questo che cos'è? Un Ma è altro titolo certo, grande, indecente? grande incontro. Incontro a Teano proprio. Che roba è? I Tipo, vestiti le classici. collaborazioni tra il niente e il nulla cosmico. Vabbè. Ma Come che roba sente è? Simone che è fan di Fate Stay Night qua. Ah, io No, non è un li. sono sempre sti cazzo di iOverse che stanno ormai ovunque. È un, mi sa No, che è ma mobile, se me. forse. Ah, ma è un Non lo so. mobile? No, veramente. Cioè, mi stanno facendo Sì, una pubblicità di un dovrebbe essere mobile. mobile. Vabbè, skippiamo, non mi Sono gli interessa più. iOverse, hanno i miliardi. Skippiamo. Allora, c'è Batman Arkham Shadow. È un nuovo Batman. Che io Come se non non ne ho visto, avevamo però se. abbastanza, però vabbè. Eh già. Anche perché la formula Batman direi che è leggermente invecchiata, bisogna vedere come lo ripropongono. Non so se c'è più dietro il team originale, Non mi però questo sembra. Batman non è più quello, è un'altra cosa, anche perché in Sì. prima persona. Secondo me, boh, non lo so, non mi dici, non mi interessa, non mi dice assolutamente niente. Oddio, Batman ha mi. finito di interessarmi da Arkham Asylum, cioè il Bravo, primo, che ho bravo, lo stavo finito, per dire. stupendo, capolavoro, base adesso. Bellissimo, io Roba infatti in quello è stato più inutile. Primo l'ultimo che ho bellissimo. giocato. Il primo e ultimo è stato. La grafica mi fa tanto. Una versione migliorata di Half-Life 2. Sì, è vero, sì, è vero, lo stile di Half-Life. Ma tipo rinnovato con le movenze facciali, tutto poligonale corretto. Cioè, ma mi ricordava Half-Life. Vabbè, saltiamo Little Mamma mia. Nightmares 3. Quindi, ah, è quello. E qui. È quello che praticamente Namco Bandai ha preso questi altri, un altro un team nuovo sviluppato da Tarsi Studios, è un nuovo team, e stanno facendo Little Nightmares 3. Il trailer sembra figo, quindi in realtà sembra che hanno ereditato bene la formula. Vedremo. Quindi ci sarà, avremo la sfida, insomma, tra questo e il nuovo titolo dei Reunion, come si chiamava? Quello degli animali là, vabbè, capito. Quello degli animali, sì. Vabbè, sì, sembra uguale Cioè, agli altri, sarà una trappola, Reanimal, speriamo. Sì. Reanimal. Reanimal, sì. Poi che Ah, abbiamo qui? ben Herdling. venga, insomma. Durante la serata è stato svelato Herdling, il nuovo progetto di Hokomotive, pubblicato da Panic, nel quale a quanto pare saremo chiamati ad allevare degli Da yak. Panic? Da Panic. E nel quale a quanto pare saremo chiamati ad allevare degli yak. Che cazzo è questa realtà? Vediamo. Cioè, tu le immagini questi quando vanno a pensare il concept del gioco. Raga, dobbiamo fare il gioco dove si allevano gli yak. E quello gli Vabbè, risponde, diciamo che insomma. se tu vuoi fare È un po' me tipo. eroina, te lo puoi prendere. Allora, se tu mi vuoi fare tipo quei giochi là molto dolci, non dolci, vabbè, ti vuoi fare. Boh, non lo so. No, non mi Il sa di. gioco dolce. Ci ho provato, non riesco a difendere. C'è questo che sta spingendo un carrello con gli gnudi. Non lo so No, che. so, guarda, no, non lo so, Vabbè, se vi piacciono gli gnu, no, gli yak, questo è il gioco che fa per voi. Prossima, Masters of non lo so. Qui Albion. abbiamo Master of Albion. Questo è il nuovo titolo di Peter Molyneux. Peter Molyneux è un piccolo genio, ma è rimasto fermo al 2001. Praticamente è l'autore della saga di Fable. La grafica, cioè, diciamo che stiamo un po' indietro con sta roba. Vabbè, lo sto sviluppando da indipendente anche, Ah, ok. quindi è Non un c'è. gioco tutto basato sull'idea, però è un'idea che era rivoluzionaria nel 2001, insomma, quindi secondo me il concept è un po' vecchio, secondo me non funzionerà, vedremo. Ma forse prenderà una piccola nicchia. È una piccola nicchia, sì, gli amanti di Fable magari lo possono apprezzare, però secondo me Oddio, nasce proprio con un'idea vecchia. se vogliono giocarsi questa roba, praticamente possono farsi un altro gioco che si chiama Universe Sin, che è tipo un godlike, però fatto meglio, mi pare. Oddio, ancora in fase. Fatto meglio. Vabbè, ma sta da anni con l'introduzione, perché c'è uscita la beta, già era un early access, quindi stanno avanti perché hanno avuto tempo. Anche se ci sono delle cose molto legnose di del gameplay di quel gioco lì, però mi sembra di quella tipologia. Qua che cosa vedo? Ah no, però vedo che c'è una costruzione.
Ma che c'è un altro Sì, gameplay? qua. C'è la costruzione Sì, di è armi. praticamente è un gestionale dove tu controlli questo piccolo villaggio e la sera questo villaggio subisce delle invasioni da morti, zombie, eccetera. Tu puoi controllare proprio anche un personaggio stile action terza Sì, persona e classico. andare a affrontare i mostri e poi ti puoi spostare in tempo reale dal personaggio in terza persona alla mano che controlla il gioco e quindi ti può sparare tu i fulmini, i fuochi dalla mano, eccetera. È carino il concept, ma secondo me è un'idea Vecchio. che è figa i primi 5 minuti, quello è il punto. Allora, Non so quanto dura. è una cosa interessante, diciamo, se fosse 10 anni fa, fosse stato 10 anni fa, sì. Esatto, esatto, Poi anche graficamente, però dici un indipendente, ci sta pure che il esatto. Vabbè, budget sia no, quello che c'è. graficamente vuole riprendere lo stile di Fable, quindi ci sta lo stile grafico, secondo Sì, ma non è me. Quindi tanto vuole che. essere un po' fumettoso, vuole essere un po'. Eh no, ma mi pare sporco. Cioè, se tu vedi il trailer, mi pare sporco, nel senso amatoriale. Sì, no, è pure bruttino, devi dire, per carità. Cioè, fa niente che magari vuoi lo stile grafico come quello di Fable. È proprio, mi pare, amatoriale. Però mi ha detto che è indipendente, piccolo può essere, quindi Sì, mi danno è uno risparmiato. studio piccolo. Vabbè, Squid Games Unleashed. Possiamo skippare questo? Mi Certo. interessa. Non vedo proprio l'ora con Squid Games. Perfetto. Arena Breakout Infinite. Un aggiornamento su un suo sparatutto estrazione free to play. Non mi interessa. Ti interessa? A me non interessa. Assolutamente. Unknown 9 Awakening. Che cos'è? Bandai Namco ha annunciato la riuscita di una fissata per il prossimo 8 volte. Live Eh sì, action. quella con Ah, quella l'autrice, con l'attore l'attrice, quella di The Witcher. di The Witcher. Jennifer. Poi abbiamo World of Warcraft. Questo chi tira crack Questo è il qua, nuovo sicuramente. DLC. The War Within in Diablo 4, Vessel of Hatred. È il Vabbè. DLC di The Witcher. Eh sì, perché è sempre Blizzard, Eh quindi sì. Vabbè, presentano sia l'espansione di World of Warcraft a quella di Diablo 4, insomma. mi sembra che ci sia un altro Walking Simulator. The First Abbiamo il genere Berserk. preferito di Tony, il First Ma Berserk, se che in fatto realtà bene. Se è fatto sembra bene, sembra in se è realtà sembra fatto. interessante. In Allora, realtà se sembra interessante, vedremo. è Bisogna fatto vedere bene, cos'altro c'è sì. oltre il combat che sembra figo, insomma, bisogna vedere un po'. Il combat è. Aspetta, ho visto una scena. Vabbè, questa è tutta animazione, però aspetta. Non ha mai la fluidità di Wukong perché ormai, se prendiamo quello di esempio, non riusciamo più come fluidità degli scontri e dei boss. Però è carino come combat. Dobbiamo vedere un po' tutto il resto, Vabbè, insomma. boss, combatti boss, vai avanti. Dove sta la zona dove devi Sì. camminare per 20 minuti da una parte all'altra? Non la fanno vedere, guarda Non la fanno caso. vedere, però c'è, Che ti assicuro che c'è. palle. Allora, poi abbiamo Ara History Untold, mi sembra un altro gestionale strategico. Altro strategico. Ma che è da cellulare questo? Mi sembra tipo una di quelle No. pubblicità all'occhio che stanno sui cellulari. No, in realtà questo sembra molto interessante da chi ne capisce. Insomma, io non sono esperto di strategici. Questo è dagli autori di ex sviluppatori di XCOM e dei creatori di Civilization, insomma, dei primi. Si sono messi e hanno fatto questo che sembra molto interessante da chi l'ha provato. A me non mi frega una mazza. Ah no, a me Però non dispiacciono gli strategici, a però. chi interessa lo strategico dicono che è veramente una bomba chi l'ha provato alla Gamescom perché l'hanno fatto giocare. Però graficamente siamo ancora nel 2010, eh. Cioè, non so se vedi verso la fine che vedi le texture del pavimento, dei palazzi, delle persone. 2010, proprio 2010. Vabbè, sembra interessante, magari. È soltanto una preview, magari migliorerà, uscirà qualcosa di me. Poi abbiamo Dark and Darker Mobile, non ci interessa. Flowtopia è una roba. Che? Oddio, distendono le piantine, sembra carino. Aspetta, vedi. Io poi che adoro il Sì, giardino, quindi. hanno deciso di farsi denunciare da Nintendo. E quindi. Aspetta, come si chiamava quello là Perché? che. Animal Crossing. Animal Crossing, bravo. Eh sì, hanno detto, vabbè, perché che facciamo? Sviluppiamo, ci facciamo un becco una bella denuncia a Nintendo? Ma sì, va bene, allora facciamo Flatopia qua, si chiama. Ma almeno da PC, eh. No, questa è la stessa fine di Sì, Palworld. PC, PS5. Sì, esattamente. Secondo me sbonderà al momento, durerà una settimana.
graficamente è carino, cioè, secondo me è come relax, lo lasci là, magari mentre stai lavorando. Mentre stai lavorando, lasci in background. No, l'ho lasciato zappare. Esattamente. Poi abbiamo Indiana Jones e l'antico cerchio. Questo sembra figo, l'hanno annunciato Vero? ormai già da un annetto. È carino. Vediamo. La sorpresa è che uscirà anche su PlayStation quando nasce come esclusiva Xbox. Vediamo. Esce la primavera del 2025. Texture facciali comunque. Ci siamo tantissimo, però vabbè. Ah, però il gioco sembra interessante, Sì, no, no, devo no, dire no, un no. attimo No, come regge, no, devo no. dire Aspetta, come regge. aspetta, no, sta scena. No, no, ok, no. L'ho rivista. Cioè, allora, ci sono dei pezzi in cui. Presente quando la texture viene caricata ma un po' sfocata? Quando non ce la fai il processore grafico e quindi te la carica, diciamo, a risoluzione bassa. Poi ci sono altre scene in cui dici, porca miseria, che bella pelle. Quindi non lo so. Perché evidentemente Indiana Jones sfrutta la stessa tecnologia di alcuni engine che stanno usando recentemente. Un esempio è l'engine che sta usando Ubisoft, che ha iniziato a usare da Avatar. Cosa fa questo? Che tecnologia è? Praticamente, durante non solo le cutscene, ma anche le scene narrative all'interno del gameplay, renderizza in maniera migliore i volti dei personaggi. Quindi può essere che, essendo ancora fatto in maniera primordiale su Indiana Jones perché deve ancora uscire in beta, ancora non è Non lo fa regolato bene. Quindi ci efficacemente. sono, esatto, quindi alcune scene sono fatte con i volti veramente fighi, altre sembrano spiattellati senza. Welcome back 2010, praticamente, sì. No, Sì. però all'inizio la prima animazione non mi è piaciuta, poi ho visto l'ombreggiatura, cioè dal punto di vista fotografico era colorata bene, l'illuminazione corretta e la texture fatta bene. No, è stata una bella scena. Quindi ci dobbiamo pensare a questo Indiana Jones, dobbiamo dare forse una Sì, no, io chance. lo proverò, sì, lo proverò. E poi Mafia! la chiusura hanno chiuso con una bella sorpresa, perché per carità si sapeva, però nessuno se l'aspettava così a bruciapelo alla Gamescom, il nuovo Mafia di Hunger 13, ambientato in Sicilia e doppiato in siciliano, quindi. Ah, in realtà, prima di dire cose brutte, il concept è molto interessante. Hunger 13 le storie le sa fare, le sa narrare molto bene, quindi c'è un potenziale enorme in questo Mafia. Però Ti sto lasciando veniamo da un doppio. parlare, ti sto lasciando parlare, però. Veniamo da un doppiaggio siciliano in Mafia Remake che è imbarazzante. In Se tu realtà è mi. tutto il gioco Sì. Vabbè, imbarazzante a livello narrativo, ma il però doppiaggio ancora peggio. c'è da dire una cosa. Il resto del mondo, oltre l'Italia, il resto del mondo non sa un cazzo se quello è un doppiaggio serio o sbagliato. Non lo sa. E noi, infatti, adesso è bellissimo, Mafia Remake, stupendo, Bravo. capolavoro, invece è una Allora, merda. appunto, invece tu mi dai la possibilità di fare un doppiaggio serio dove tu mi metti effettivamente. Mi è crashato il video della presentazione, non so perché. Vabbè, se tu mi metti un doppiaggio fatto serio con le persone che effettivamente hanno l'accento siciliano, sanno fare l'accento siciliano, che però parlano italiano, siciliano, allora per me va bene. Perché se Però. mi puoi fare il gioco della Madonna, se il doppiaggio fa schifo, a me già è fallito in partenza, te lo sto dicendo. Beh, certo, il doppiaggio è tutto, insomma. Quindi, però, diciamo che ci stiamo magari fasciando la testa. Cioè, comunque, Abbiamo sono messo le mani passati avanti. diversi anni. Abbiamo messo le Esatto, mani sono passati avanti. diversi anni. Quindi, secondo me, a me, comunque, nonostante i difetti, Hunger 13 come studio piace. A me piace come lavora. Mafia 3 a livello narrativo mi piace tantissimo, nonostante il gioco sia mediocre. Quindi, in realtà, ho hype. Quindi, vediamo. Ci credo assolutamente. No, Vediamo un po'. no. Se è quello che. Se è fatto come si deve, assolutamente sì. Se invece è fatto la. Vabbè, a Non occhio. devono ricadere purtroppo in quello che hanno fatto in Mafia Remake, perché hanno rovinato il capolavoro che era Mafia 1. E non è il doppiaggio era veramente l'ultimo dei problemi. Cioè, la storia è veramente insultante. Pure per la mafia, che non so se è brutta, è insultante per la mafia. Cioè, è proprio una merda. Non Cioè, imbarazzante. si associano perché erano imbarazzati, praticamente. Mamma mia, è orribile Mafia Remake.
non lo auguro a nessuno. No, 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 ma io infatti E mica ci questa è stavo stata la giocando. chiusura. Questa è stata la chiusura, insomma. Bene, bene, quindi Questo, giusto ragazzi. degli annunci, poi hanno fatto giocare, provare tante cose, hanno fatto giocare Stalker 2, che dicono sia adesso fighissimo, io l'ho visto il gameplay che hanno mostrato, non vedo l'ora di metterci le mani a settembre, hanno fatto vedere un nuovo gameplay di Gothic Remake, hanno fatto provare un bel po' di roba, insomma, hanno fatto giocare Monster Hunter, eccetera, eccetera. No, io non ho seguito l'evento, ho soltanto visto la dichiarazione dei pezzi più grossi. C'è qualcosa di interessante, devo essere onesto. Avrei preferito, vabbè, lo sai, io sono un fanatico a livello spaziale gestionale. Se ci avessero messo un qualcosa, ma gestionale, non gestionale, volevo dire, di survival sandbox abbastanza aperto. Se, però quelli è Però quelli sono difficile. titoli che non vanno alla Gamescom, sono No, non ci titoli vanno. commerciali, quindi vengono annunciati così, insomma, diciamo, Infatti, quelli fuori non dalle sono file, cose. insomma. Però, diciamo, di quelli che sono, diciamo, mainstream, c'è qualcosina di interessante, tra cui Oh, sì. la fotocopia carina di Animal Crossing mi è interessata, la voglio provare. Che magari uno di quelli proprio chill chill, che veramente lasci là, lasci paraocchio. Sarà carino. Che mi sa Animal Crossing non sta perché ci stava solo per il coso là, È solo Nintendo. Quindi hanno fatto una cosa giusta, perché hanno fatto per una piattaforma che non era gestita da Nintendo. Scopiazzando spudoratamente, come ha fatto però? Potevano integrarla loro, perché non l'hanno fatto. Capitalismo. Quindi Capitalismo. lo Quindi. potevano chiamare Palworld 2, praticamente Carl World. Palworld Va bene, Animal ragazzuoli. Crossing con una S. Io. Animal Crossing. Direi che siamo arrivati alla fine di questo video, è durato un bel po', non so neanche quanto, sarà abbastanza lungo, forse sarà un'oretta. Oggi abbiamo parlato di Gamescom e di quello che ha portato, le cose mainstream, le cose più interessanti, che andremo a vedere più in là e magari sicuramente ci giocheremo. I walking simulator li lascio a te perché sono due palle a terra, il Ci resto penso magari io a portare i pacchi. poi che non si può sentire. Dobbiamo ricordare qualcosa alla nostra utenza che non abbiamo ricordato l'altra volta? Che Di potrebbe uscire in seguirci su sovra. No. Twitch, che devi portare su Twitch Wukong e Death Stranding. Quindi ti vedremo portare i pacchi No! su Twitch. No! 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 Sì. Piuttosto cancello tutto. Non esiste proprio. Se mi fai, mi arriva la chi, io te la ridò indietro. Ti Mi sto dicendo. raccomando, rimanete sintonizzati perché porterà i pacchi su Twitch. Volevo dire, mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, Ah, quello commentare. dopo però. Ecco, Prima seguire quello. su Twitch. Seguiteci su Twitch. Qualcos'altro dovevamo dire in chiusura che mi sono dimenticato? Seguiteci. Basta. Sempre e comunque. Allora, grazie a tutti ragazzi di averci seguito. Un abbraccio dal vostro carissimo Rudy e dal nostro mitico Wander. Buonasera. Ciao.